A Design Book postiamo i profili più disparati. L'ospite di oggi ci farà vedere come si progetta anche giochi per bambini in spazi esterni, sia con metallo che con cartone. Il cartone ovviamente negli spazi interni. Vediamo come lo vede il nostro Jacopo Zibardi e poi andiamo a scoprire l'ospite di oggi subito dopo la sigla. Arredo urbano, progetti di giochi per parchi esterni per bambini, ma il tema del gioco è molto presente nel design e anche nell'architettura di Tobia Repossi che è con noi oggi. Ciao Tobia, grazie di essere con noi, architetto però fondamentalmente designer. Più designer direi, più designer. Senti, ho accennato a questi tuoi lavori che tra l'altro hanno anche guadagnato una segnalazione con Passo d'Oro. Un Compasso d'Oro nel lontano 2004. Beh, lontano, una menzione. Una menzione, sì. Perché effettivamente hai svecchiato molto questo panorama degli oggetti per esterno, i parcheggi a bici, non so come si chiamano. Si chiamano Arcas, quei sono dei portabiciclette a molle. Dopo sì, che adesso vedremo e riconosceremo subito, ma anche i giochi per bambini, ti sei inventato delle cose poco da computer e un po' con i trucchi di una volta, no? Sì. Quelli che trasmettono il suono, il vento. L'operazione è stata quella di prendere delle esperienze fatte sull'interattività. Io ho tentato sempre di lavorare molto sull'aspetto hands-on, sull'aspetto di metterci le mani sopra, già fatte in musei scientifici e interattivi come l'Exploratorium di San Francisco e mille altri musei che hanno poi seguito quel tipo di linea, e di tentare di portarle in esterno. Senti, zona 1, visto che... Zona 1 è una bella realtà, è un lavoro invece più di team, e lì come studio ci occupiamo invece a 360 gradi, sempre con un occhio all'interattività e al metterci le mani sopra, all'aspetto hands-on, all'aspetto dell'interfaccia sempre fra oggetto utente, e tentiamo di farlo a livello aziendale. Quindi progettate pensando a chi poi utilizzerà queste cose. Tra l'altro la vostra progettazione, io ho fatto un sommario per forza di cose limitante, sul gioco, sul bambino e spazio esterno, in realtà progettate veramente a 360 gradi. Di tutto un po'. Abbiamo una filosofia piuttosto orizzontale, tentiamo di essere anche abbastanza invasivi all'interno del mercato e all'interno del... Ci propone Confucio, quindi esatto. Diciamo che la filosofia è quella... Abbastanza. Confucio però era un grande sovversivo, c'è una frase che a me piace tantissimo di Confucio, che è: se odo dimentico, se vedo ricordo, ma se faccio capisco, che certo. È proprio in generale un ode proprio a questo aspetto interattivo del fare. È un adagio usato molto dai designer, assolutamente, dagli architetti, effettivamente. Assolutamente, non avrei già pensato. E a proposito di visionari, di matti geniali, questo è un altro grande sovversivo, si definiva così, che ho avuto la fortuna di veder girare per casa per un po' di anni. E la spiega, fortuna, spiega bene, noi siamo curiosi, in che senso? Dino Gardina... Io ho un padre che fortunatamente e nel contempo drammaticamente fa il mio stesso mestiere, per cui ho avuto un cordone ombelicale che mi ha portato anche a conoscere e in questo caso a litigare tantissimo con Dino Gavina, che però mi ha lasciato anche tante cose in termini di attenzione a certi dettagli, di proporzioni. Dino era una persona che ti chiedeva come mi giri l'angolo o come mi giunti la gamba al piano del tavolo. Tra l'altro c'è una riscoperta anche nei suoi confronti, sono mostre itineranti. Io stesso modestamente ho scritto un'intervista impossibile su Case Stili, quindi gliel'abbiamo dedicata perché andava fatto. Andiamo avanti con i tuoi... Ah no, qui siamo proprio nel progetto invece, qui siamo a Milano, in quel quartiere isola, tra l'isola, diciamo, e la città, certo, della moda che sta nascendo, c'è questa enclave di resistenza, la Fondazione Riccardo Catella. Questa è un'operazione fortemente voluta da Manfredi Catella di Heinz e da Valerio Castelli di Design Partners, fatta in collaborazione con un'organizzazione no profit che si chiama L'Abilità, e con sei designer che hanno interpretato il tema del gioco ludico per bambini in esterno. Questa è una cosa gioco, che si chiama Non perdere il filo, che è il vecchio gioco dell'Allegro Chirurgo, in cui bisogna spostare le maniglie senza toccare il filo. Poi c'è un uso improprio. Scusa un secondo, per l'occasione c'erano anche opere di Pezzini, di Ragni, se ricordo bene. Pezzini, Citterio, Irvine, Matali Grasset,
e altre, insomma, altre che non, francamente in questo momento non mi sovvengono. Però quelle erano temporanee, invece questa è rimasta. Questa è rimasta, sì, questa è rimasta. Andiamo avanti. Questo era, è l'uso improprio, ovviamente, che veniva fatto. Sì, anche i miei bimbi sono venuti giocattolo. Mi pare di sì, che ci siano anche, anche i tuoi. Tentavamo di farli scendere, ma era veramente difficilissimo. Sì, c'è da dire una cosa, che i bambini, ovviamente, lo sanno tutti, si appropriano dei giochi in maniera molto personale. Ecco, allora la domanda è: come fai a prevedere questi utilizzi impropri? La risposta è che è spesso assolutamente imprevedibile. Quando capita, però, è spesso divertente e dà spesso degli input ad altri. E allora impari, quindi, esattamente, infatti, certo. Esattamente. Andiamo avanti. Questo è un divano, è un tipico progetto da interno. Anche qui abbiamo provato a mettere qualche caratteristica di interattività. È un divano che, la cui seduta e il cui schienale si possono muovere. Di ispirazione un po' breueriana, il tubo metallico. Esatto. Rispetto ai prodotti che ci sono sul commercio, ha il vantaggio di essere molto leggero, perché di solito questi prodotti hanno grandi sedute per ospitare, sì, le ruote, e nel contempo ci sono invece altri prodotti che spostano tutto il blocco fra schienale e bracciolo, e quindi impediscono al divano di essere messo in posizione vicina al muro, ecco, certo, dietro al muro. Quindi invece in questo caso abbiamo questo chassis, questa slitta, diremmo. Di metallo sulla quale slitta tutta la parte di seduta. Eccola qui, il parcheggio a bici davanti alla Triennale, con un'opera di Mauri, se non ricordo male. Sì, credo di sì. Questo è questo Arcas, un portabicicletta molla, viene fatto in presso piegatura con un solo, con una produzione piuttosto semplice. Si è tentato di cambiare la parte di fissaggio, sì, io devo dire portandola che al mozzo l'idea invece che la ruota. Bravo, di fissare le ruote per terra, che poi ti rubano la bici e lasciano la ruota. Esattamente. No? E un ciclista come me a Milano lega i pali, perché è altezza telaio della bici. In questo caso tu hai fatto esattamente questo, con un gesto minimo, significativo, della molla, della spirale, in questo caso ti arrivi all'altezza giusta, a qualsiasi altezza, perché puoi certo, legarla sì, qui. Sì, arriva di solito al mozzo della bicicletta, poco sotto il manubrio. Senti, ma sono stati adottati dal comune o hanno avuto... Sono stati adottati abbastanza, non molto a Milano, ma in tanti comuni, per esempio Brescia ne ha parecchi, vendono abbastanza all'estero, è un prodotto di soddisfazione questo, assolutamente. Anche perché effettivamente... Anche molto copiato, ti dirò, ma sì, nel bene e nel male. Ecco. Sì, oddio, anche abbastanza... Tra l'altro, scusa, la prima versione era scura, questa arancione... Sì, è stato leggermente cambiato nell'arco degli anni, perché aveva il problema di convivere male con le automobili, in sostanza, per cui era fragile nelle prime versioni rispetto a questo che è un po' più... Certo, un po' ANAS questo. Esatto. Andiamo avanti. Questa è una seduta che si chiama Deca, è una chaise longue da parco urbano in titanio. Titanio? Sì. Ma che costi sì. ha il titanio? Non pare, ma a costi leggermente più alti dell'Inox, che è la Easy 316, che viene usato per questo tipo di prodotti di solito. Ha costi un pelino più alti in termini di lavorazione e... ovviamente di difficoltà di reperibilità, certo, del no, infatti del materiale. Pensavo che gli orologi in titanio di solito si usa per o gioielli. È un materiale sopravvalutato, non immaginiamo che il titanio che viene, sì, che viene usato per la dentistica, per esempio, sia un materiale così costoso, che ci fa intere facciate. Ecco, non sapevo che fosse così abbondante. Andiamo avanti. Questo è un distuasore, qui mi piaceva farvi vedere come l'interattività poi di chi lo usa viene fuori. Quello è un quindi, bar all'aperto, questo l'avete che progettato ha usato, voi? Sì, non sapevo. Che ci ha messo su dei tavolini per farci l'aperitivo. Ne ho un'intera collezione di queste foto di sovradesign. Non sei stato tu a fare quello? Esattamente, fantastico. È una cosa di sovradesign questa. E perché non hai pensato di farlo tu? Beh, insomma, mi spiaceva per i signori di questo bar, che secondo me hanno avuto un'ottima idea, è giusto lasciargliela. Però questa è, appunto, bravo, è un'idea di interpretazione dell'esistente, sì. E quindi la stai raccogliendo queste... Sto raccogliendo, non so per fare cosa esattamente, ma ce ne sono di bellissime, gente che sta facendo campagne, per esempio, antifumo, trasformandoli in una sigaretta, insomma, ci sono cioè, diverse... È vero, diverse ipotesi. Un togo di cioccolato. Mi ricorda un po' il panettone di anni fa, ci fu un artista che li disegnò tutti e poi... Sì, era un certo Pau che disegnò i pinguini. Sì, bravo. Pinguino sul dissuasore in cemento di Enzo Mari, che poi in realtà non ha disconosciuto, eccetera, eccetera. Questa è una nuova nata che si chiama Spring, è un unico pezzo di metallo
presto piegato e saldato di testa che fa tutta la panchina in sostanza. È il stesso modulo, no? Un anello. Esattamente. Sia per la struttura, è un anello in un certo modo. E poi con un tondino di ferro viene. Esatto. Vengono sempre per esterni? Sempre per esterni, la produzione della stessa azienda che cuscinature per la quale disegniamo Red Urbano. Il legislatore vede di cattivo occhio. Chiaro, dico per uso terrazzo, non so. Ah, potrebbe essere, ci penseremo. Con la clip, tac! Penseremo, assolutamente. Andiamo avanti. Questa è una pensilina che si chiama Platano, in forma o foggia di albero. Le pensiline di solito riparano solamente dagli agenti atmosferici, questa fa anche un po' di ombra come un albero. Per materiale cos'è? Policarbonato? È sopra un metacrilato, sì. Sì. E invece questi sono tutto acciaio, sotto poi ci sono delle sedute, queste pastiglie in graniglia. L'acqua scola perché ha una lieve inclinazione, circa un grado, che gli permette di far defluire l'acqua. Poi il problema di queste cose per esterno è sempre un po' la manutenzione, la pulizia, no? In realtà da sotto qui non dovresti vedere lo sporco che si deposita sopra, però spesso anche il vandalismo, il lavorare per l'esterno ha le sue regole e i suoi limiti. Ecco, come se una domanda che farebbe un bravo giornalista, adesso mi esatto. Come si fa a evitare o comunque a fare in modo che chi compie degli oggetti, delle opere di vandalismo, venga un po' dissuaso, nel senso, non sto parlando del muro con gli scassi, non si possono disegnare, però è talmente bello un oggetto che ti dispiace quasi andare a rovinarlo, non sto parlando ovviamente dei graffiti. Guarda, io ho parlato tantissimo con gente che fa il mestiere dello psicoterapeuta o dello psichiatra, proprio sull'aspetto del vandalismo, e l'unica cosa che mi pare di aver compreso delle indicazioni che mi hanno dato è che c'è tutto sommato una voglia di comunicazione nel vandalismo. Comunicare che l'oggetto non piace piuttosto che comunicare che quella roba dà fastidio perché ha rubato il tuo posto auto, eccetera, eccetera. E non è il contrario, che è talmente bello che quindi devo lasciare lì un messaggio per marchiarlo col mio nome. Esatto, allora quella è una comunicazione decisamente personale in cui tu vuoi far vedere di esserci. Certo. Ecco, c'è un disagio. Perché ti accorgi di questa cosa e quindi dici, è un landmark. È sicuramente difficilmente controllabile. Ma ci sono delle forme che, o comunque dei caratteri di queste opere che tendono a non farle rovinare? Non li ho ancora trovati e mi piacerebbe tanto saperlo, perché in realtà la collezione di foto di strumenti vandalizzati è sempre diversa da quello che tu immagini in termini progettuali all'inizio. Sicuramente però l'essenzialità dell'oggetto o l'uso di pochi materiali in un certo senso forse potrebbe ridurre. No? Potrebbe ridurre, sì. Andiamo avanti. Questo è un dissuasore sul quale peraltro è intervenuto Pao, quella persona, sì. quel graffitaro che dicevi. È un cestino. No, in realtà è un bottone con dentro dei LED che si carica di giorno e fa luce, fa un piccolo raggio di luce di notte. È un modo perché le signore coi SUV lo possano vedere dietro. Qui ci sta il SUV, ecco, perché è già lo stesso. Dove siamo? Non lo ricordo, credo in Emilia Romagna o un posto di questo genere. Materiale, scusa? Cemento. Ecco, perché sono sempre quelli materiali? Perché sono resistenti, costano poco? Sono resistenti, ci sono dei limiti di costi molto molto alti sull'area urbano, perché molto serrati, perché in realtà le grandi gare che si fanno sui capitolati sono gare a scontistica, certo. Quindi a chi fa il prezzo più basso. E la plastica? È un grande problema. Esistono dei prodotti in plastica, non ancora secondo me piuttosto infantili, nel senso che la plastica viene ancora utilizzata come se fosse legno, quelle plastiche e quindi cheap in un certo senso. E quindi hanno gli spessori, le caratteristiche, le misure. Cioè la panchina con l'estello in finto legno, oppure il pontile con questi ricomposti. Esattamente, esattamente. Qui dove siamo? Siamo credo a Jesolo, iniziamo una serie che è quella del Parco della Scienza. Queste sono delle illusioni ottiche rotanti, sono dischi che ruotando creano queste illusioni. In ognuno di questo diventa bianco, fammi intuire. Quello diventa bianco, esatto, è la somma dei colori che quell'altro invece ha un aspetto disco di Newton, tridimensionale. Esattamente, il disco di Newton, sei preparatissimo. Ma me lo ricordo dalle elementari, figurati che elementari ho fatto io.
Questo è l'albero delle visioni, i tre modi in cui l'uomo ha tentato di implementare la propria visione, quindi il cannocchiale per l'enormemente lontano, il microscopio per l'enormemente vicino e il periscopio per superare gli ostacoli. Fantastico, tutto in uno strumento. Tutto in uno strumento, in generale tutti questi strumenti vogliono essere dei giochi che quindi abbiano un aspetto ludico, ma anche vogliono didattico. Essere una sorta di strumento didattico per raccontare dei principi scientifici. Senti, ma a proposito di questo, le maestre vengono coinvolte, gli educatori ci parli, ci ragioni? Ci... sì, provo a farlo, so che ci sono città che si sono dotate, faccio il caso di Mantova per esempio, di serie abbastanza cospicue di questi oggetti, che hanno rivalutato aree e in quelle aree hanno si iniziato ad arrivare didattica. I pullman degli studenti. Per, certo. Questo è un altro oggetto che si chiama anamorfosi, il funzionamento Beh, è chiaro. Cioè, qui è distorto e qui diventa un'immagine reale. Ma come ti vengono queste... Ma ripeto, sono tutte esperienze che vengono dal campo della musealità e dell'interattività. Portata al museo di interno. Ciò che abbiamo fatto noi è stato semplicemente collezionarli e renderli plausibili per un uso outdoor. E dare loro una forma, in questo caso, altro che un'anaforma, no? Sì, 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 sì. Ci fermiamo per qualche istante, state con noi perché continuiamo questo discorso del design anche per la collettività. Bene, rientriamo in studio, siamo con Tobia Reposte, stiamo parlando di design, giochi, interattività, utente finale, collettività. Prima di continuare questo discorso, i nostri siti www.leonardo.tv e il sito del programma www.designbook.tv, dove molti dei nostri ospiti, anzi tutti, poi postano il prosieguo dei loro profili. Andiamo avanti molto velocemente, una carrellata istantanea di questi oggetti, giochi con il vento in questo caso. Quello era un anemometro, questo sono una ruota giroscopica e un girello, ripercorrono ciò che fa la ballerina. Questi no? mi davano nausea però quando ero piccolo, io non potevo farli. Questo è un dondolo che ha la possibilità con un volantino invece di spostare il braccio. Questo è intelligente, perché se c'è il bimbo pesante e quello leggero, il fratello più grande e più piccolo, sposti e calcoli la misura. Posso sollevare quel peso del papà. Questa Bravo, ecco, ottimo. Papà, fantastico, no veramente, a parte gli scherzi, perché poi non funzionano mai se non sono calibrati i pesi. Figura sfondo. Illusioni ottiche. Questa è una cosa che si chiama batteria a mano, vi è la possibilità di vedere che noi stessi mettiamo un campo elettromagnetico e quindi il voltmetro va... Cioè tu poggi le mani lì e differenze di potenziale, eccetera, eccetera. Esattamente. Questa è una cosa che si chiama specchio antigravità, è chiarissimo che cosa fa, insomma, c'è la possibilità di volare. La gamba vera è questa, diciamolo, invece lui fa finta di volare. Specchi deformanti, di derivazione chiunque, penso che sia andato in un Luna Park a vedere il troppo grasso, troppo magro, il troppo alto, troppo basso. Tra l'altro possono benissimo essere utilizzati in allestimenti, no? Perché rimandano l'immagine. Qui? Voci al laser, questo è una sorta di cannone dentro il quale noi possiamo urlare o sparare con la voce delle sorte di graffiti che vengono tramutate da un laser in una sorta di... Pensavo che polarizzasse l'onda sonora, figurati, è andato troppo avanti. Ce n'è uno che fa questo però. Oh, pare che il CERN di Ginevra stia iniziando a funzionare. Pare di sì, pare di sì. Si stanno scontrando le particelle finalmente. Dondolo rotante, è chiarissimo cosa fa, è una sorta di possibilità di lavorare sull'assenza di gravità. E questi qua cosa sono? Quello è un freno, queste macchine vanno frenate per normativa, e quello è un freno ad aria in sostanza. Hai capito, fantastico. Ma producono anche energia, dovresti fare una dinamo. Si potrebbe. Sulla luce? No. Questo è un tubo dell'eco, sì. Un tubo lungo 17 metri. Urliamo dentro qualcosa e ritorna l'eco dopo un secondo e qui ovviamente ci si racconta di velocità del suono. E sappiamo perché 17 metri, perché la velocità del suono è di 340 metri al secondo. 360 mi pare. Metri al secondo e quindi insomma si fa il calcolo. Voi che avete fatto fisica. Un telefono con i fili, ma i fili non sappiamo dove vanno. Quindi si vede la traccia. È bello scoprirlo. Quindi tu parli qui e ti senti qui fondamentalmente. Esatto. Questo era il fantastico telefono senza fili di una volta, più o meno. Insomma. Andiamo avanti ancora. Questo è molto concettuale, si chiamano orecchie in quota, è la possibilità di sentire suoni ad altezze diverse rispetto a quelle alle quali siamo abituati. Catturi il suono là in alto, insomma. Avanti ancora il vento. L'organo di Pan, esatto, suona col vento o comunque queste canule emettono suoni diversi. Sì. Le voci focalizzate, qui il suono si focalizza nel fulcro della parabola e poi, quindi messe a grande distanza ci si può sentire chiacchierare Fantastico. Da una parte all'altra.
questi invece giochi sull'acqua, uno di ispirazione più legata ad Archimede, quindi la vita senza fine, l'altro invece è una fontana con la possibilità di far abbeverare l'animale. È infinita la possibilità, no? Assolutamente, sì. Infatti, i prodotti andiamo avanti, questo che cos'è? Un allestimento? Questo è un allestimento, invece più un lavoro di team, su Bologna. Il 10 dicembre si inaugurerà questa mostra nell'ambito delle celebrazioni del centenario di Guglielmo Marconi. Mostra importante in sala Borse. A proposito di telecomunicazioni, no? Esattamente. Cosa avete pensato? Beh, qui ci sono alcuni apparati interattivi di derivazione più museale, invece, certo. Per esempio ci sono questi busti di padre Giuseppe e del figlio Guglielmo Marconi che si parlano attraverso una videoproiezione, una cosa un po' strana. Quindi avete riportato in vita, in un certo senso. Questo grande albero della collina, dov'è la collina? La collina c'è ovviamente, c'è. Questo è un grande albero dei frutti delle radiocomunicazioni con Hertz e Maxwell per radici. E la radiotelegrafia senza fili come tronco dell'albero. Senti, stiamo scherzando, ma anche il portare delle cose che sembrano eteree e difficili da comunicare a una percezione visiva istantanea, no? L'idea della mostra è proprio quella di dire: guarda che sì, stiamo parlando di onde, campi elettromagnetici, di inversioni, eccetera, però funziona così e quindi lo rende visibile. A livello divulgativo tentiamo spesso di ragionare per metafore, è come se fosse un eccetera. Organico. E qui invece siamo sull'ultima parte del tuo profilo postato. Un'avventura iniziata quasi per gioco che sta avendo un successo incredibile. Un minuto sì. Per raccontarla. Assolutamente, sì, questo è un cavalluccio d'ondolo che si chiama Gongolo, fatto interamente realizzato in cartone. Ovviamente il bello è montarselo e anche poterselo personalizzare con pennarelli o colori. Ci sono le istruzioni. Ovviamente. Ed è resistente, la prima domanda che ti fanno. È abbastanza resistente. Anche perché poi c'è fatto i mobili tipo architettura in questo caso. Esatto, questi invece sono mobili tutti realizzati in cartone per eventi o fiere. Dallo sgabello al tavolo eccetera, che stiamo commercializzando via web. E poi è incredibile perché tu hai registrato il dominio che pensavo fosse già occupato, invece è www.mobilicartone.it. Cioè più facile di così? Certo, era semplicissimo. Questo lo linkiamo direttamente anche sul nostro profilo di Design Book. Grazie a Tobia Rapposti per averci fatto questo excursus progettuale interattivo collettivo. Grazie a te. Grazie a voi e alla prossima di Design Book.